Zero aiuti elettronici, salvo quelli indispensabili, quindi strettamente indispensabili alla gestione del motore, poi il resto è affidato all'uomo. Quindi, discorso che si presenta nel modo più semplificato possibile, quindi chi sorpassa, sorpassa, chi è sul critico stanno per partire, semaforo che sta per spegnersi e c'è un attimo di esitazione e questo purtroppo genera un contatto, ma sono tutti quanti abbastanza, come dire, svezzati per comprendere e superare questo momento di incertezza. Siamo alle prime decine di metri, come dire, coloro che hanno fatto la pole cercano subito di mettere bene in chiaro le cose, parliamo della 20 del sudamericano Ardagna Perez. Quindi lui sta cercando di fare la lepre, gli altri non sono tanto d'accordo, per il momento comunque gruppo ancora serrato con buon comportamento anche da parte di Roberto Castello. In traversata che sarà penalizzante e non poco. Comunque, situazione alle prime decine di metri, Ardagna Perez su Pressoni, Cadei dalle stelle, Bari, Mugelli, Solieri, Mantovani, Del Castello, nono, decimo e Massazza, poi a seguire Trentini della Reina, Fortuna, Kaufmann, Bruno, esattamente. Infatti vedo che perde, sì, Verde perde un po' tratto di velocità sui tratti veloci, però nel misto guadagna tanto, quindi è insidioso nonostante stia lottando con un mezzo diciamo di categoria inferiore, anche se in realtà la nuova 458 è molto insidioso il controsterzo, ma adesso Cadei è arrivato un po' largo e cerca subito di approfittarne dalle stelle che si è portato al lato della Ferrari, non riesce però contatto, e c'è contatto e purtroppo per Cadei richiamo ai box, sì. Quindi questo diciamo che è una sorta di tirata d'orecchie benevola, c'è attenzione. Ah, c'è anche la motivazione che non rispetteva i limiti di tracciato, praticamente probabilmente tagliava troppo all'interno alcune curve nella zona interna, quindi ce l'avevano detto che insomma non si può tagliare in alcuni tratti perché i corduli sono bassi, sono quelli per la MotoGP, però non troppo. E quindi questo è il classico preavviso, non rifarlo. Esatto, non rifarlo, ma soprattutto è il discorso dei piloti che pur di avere la massima velocità sfruttano non tutto, soltanto tutto. Il nastro asfaltato, ma anche l'erba sintetica, le ghiaia, tutto. Comunque andiamo sul terzetto di testa perché adesso il momento si fa veramente caldo, perché Ardagna Perez non dichiara più di essere in difficoltà ma in grave ambasce ed è stato già preavvertito da Cressoni che intende scavalcarlo. Cressoni fa una coppia con il rapido dalle stelle, da notare anche il recupero di Cadei, comunque è ancora un po' lontano, si è intravista per un istante in uscita di curva dalla virata che mette sulla dirittura di arrivo partenza, 14 primi e 49 secondi più un giro alla conclusione, gara ancora tutta da vedere, si moltiplica il numero dei pretendenti ai punti importanti, infatti il terzetto si è arricchito della presenza di Barri e del solito roccioso Mugelli che attualmente è quinto. Attenzione a Mugelli perché è capace di tirar fuori dal cappello a cilindro la sorpresa da un istante all'altro, stesso discorso vale per Cressoni che adesso è a ridosso, sta provando a rompere gli indugi Cressoni perché ha visto che stanno arrivando quelli dietro, sta facendo un po' il tappo Ardagna Perez e quindi si sta compattando il gruppo, quindi Cressoni cercherà in qualsiasi modo adesso di liberarsi per provare ad andare, altrimenti rischia lui a sua volta di perdere posizione. Beh, comunque è un bel osso duro Ardagna Perez, sì, sta lottando bene, è in difficoltà ma sta tenendo bene. E adesso all'Amo sta aggiungendo anche col numero 6 Solieri con la Porsche bianco-celeste e sta per cominciare a sentire l'effetto della scia offerta suo malgrado da Mugelli, attualmente in quinta posizione. Ancora il 42 ed il 40, ovvero sia per la GTS 3 e Petrini, esattamente, quindi come detto si sogna, si gusta la gara per le prime posizioni, ma anche in quelle che sono un po' distanti dalle telecamere non è che si vada tanto per il sottile, no, si lotta sempre, bellissimo. E dunque andiamo di nuovo a valutare quanto sta accadendo in testa e c'è questa sorta di effetto elastico, sì. Perché i tre che sono primo, secondo e terzo virtualmente continuano a tenere il passo, il quarto Barri, il quinto Mugelli e il sesto Solieri, come dire, si avvicinano e poi si distanziano, non è soltanto l'effetto tempo spazio ma è proprio una sorta di sfilacciamento del protone. Sì, in questo giro per esempio Ardagna Perez ha fatto meno traiettorie di difesa, è riuscito a fare un po' le sue linee e aveva un po' allungato, adesso sono rifatti sotto, c'è una bandiera per Petrini per il contatto che abbiamo visto prima fra le due Ferrari, senza dubbio spavano. Beh, però gara è gara, gara è gara, il
fuoco, il fuoco della competizione, non poi può essere caldo, il fuoco è proprio al massimo. Ah beh, non c'è assolutamente dubbio. Gli ultimi minuti manca anche un po' di lucidità, magari sono tutti stanchi. Sì, perché col volante in bocca si cerca di uscire dalla... Eccola, di nuovo. Sempre nuovo... al tramonto, sempre al tramonto. Guarda. Sempre lì. In difficoltà, stavolta... grave. Ho notato però che nonostante sia spesso in difficoltà in uscita, ha una buona velocità sul dritto, perché stavolta è proprio gli dovrebbe essere dentro, ce l'ha fatta. Sì. Ma adesso sì, perché sì, si trova la traiettoria in vantaggio. È stato un grosso errore, più grosso delle altre volte. Stavolta l'ha pagata, Ardagna sì. Perez l'ha pagata. Adesso comunque... vediamo se Cressoni avrà il passo per andarsene. Già ha preso qualcosa, ancora Luca, le gomme... ma ci può essere anche un qualcosa che non sia al 100% per quanto concerne l'impianto frenante? Ma quello può essere, o comunque se cominci un po' a bloccare, diciamo, il pneumatico si rovina in alcuni punti, anche se non sono, ed è più facile che nelle frenate successive tenda a ribloccarsi quando arriva col rotolamento in quella zona già un po' spiattellata, quindi rischi di continuare a spiattellare sempre più. È una sorta di cucchiaio che sì, favorisce. Sì. Dunque, manca ormai poco, 11 primi, 30 secondi più un giro, indica chiaramente che il pneumatico... speriamo che tenga, però difficile. Il contatto è avvenuto sempre alla staccata della curva del Rio, un po' come quello fra Cadei e Dalle Stelle, però in prima avevo detto che insomma era un incidente di gara, ci poteva stare. Questa volta posso dire che Barry è entrato un po' in ritardo, insomma, visto il vantaggio 11 secondi e 4 sul secondo piazzato, non gli problemi, non gliene frega di andare, può gestire. Può gestire con tranquillità questo ultimo scorcio della competizione, telecamera dedicata completamente a lui. Per quanto concerne il secondo e terzo posto, Dalle Stelle e Mugelli sono ancora in discussione, 39.7 per Mugelli la tornata precedente contro il 39.8 di Dalle Stelle. Solieri probabilmente ha intuito che per il terzo posto c'è ben poco da fare, per il pilota Porsche 39.9 ed un secondo di ritardo cumulato a distanza per Mugelli Taglia il traguardo. Nel frattempo Cressoni ha corso bene, è stato bravo, ha rotto gli indugi al momento giusto, li ha lasciati lì. Come detto nella GTS Cressoni, Dalle Stelle e Mugelli, per la GTS 2 Cadei su Mantovani e Del Castello. Cadei anche lui gara robusta. Sì, nonostante quella toccata, quel testa coda, ha mantenuto la leadership della sua classe, però sicuramente nell'assoluto sarebbe potuto andare un pochino più avanti. Purtroppo è andata così, sono eventi che possono capitare in competizione, mentre per la GTS 3... Zavor no, non ne ho, ma sono circondato da vetture che sono più potenti della nostra, come le Mercedes o le Maserati, quindi è difficile sorpassare e recuperare, fare un attacco. Speriamo nella seconda parte di gara, in modo che insomma quando c'è il momento della crisi di pneumatici di vedere un po' cosa possiamo fare. Dunque, e ovviamente auguriamo in bocca al lupo a Stefano Gabellini, e siamo al momento della gioia, della felicità, della concretezza con i piloti che hanno portato al del Mugello dichiara espressamente l'amore per la pista tra le più belle e prestigiose del mondo. E noi avremo questa grande opportunità di calcare l'asfalto toscano nella gara Superstar di settembre. Nella prima decade di agosto il Circus si sposterà sulla pista belga di Spa-Francorchamps, altro teatro di grande prestigio. Siamo sulla gioia di coloro che hanno fatto gare straordinarie. Ripetiamo, Cressoni è stato giudizioso e tattico, Dalle Stelle è stato aggressivo e riflessivo al momento opportuno, Mugelli ha badato formichina a portare al campionato. Peccato per Solieri, perché si era tuffato nel confronto per il minimo del podio, però forse probabilmente era un po' tardi. Sì, sì. Ci ha messo un po' all'inizio a liberarsi del ghiaccio. Abbiamo definito sostanzioso antipasto di questa giornata. Campionato Superstar e GTS di sorprese ne offrono a bizzeffe, contatti e vicende di gara. Grazie a voi. Per la piacevolissima compagnia e per la competenza che ha Conta 7 e rappresentante portacolori della EB Motors con Porsche. Questo è il podio, eccolo, colui che ha gioito più degli altri con i pugni al cielo va a prendersi la coppa più importante
e soprattutto i punti più pesanti. Inno. Matteo Cressoni, bel lupetto da competizione, lo stesso discorso vale per Dalle Stelle, hanno continuato nella loro strada con il confronto con i piloti più esperti, ed è il caso di Mugelli, tantissimi chilometri nelle braccia, grande esperienza ma soprattutto raffinato interprete delle caratteristiche tecniche della Ferrari. Coppa già consegnata a Mugelli, poi è la volta di Dalle Stelle, quindi giovani che hanno resistito in qualche modo al canto della sirena rappresentato dalle vetture con ruote scoperte, individuando nelle ruote coperte, quindi nella GT e perché no anche nel Superstar, un prosieguo importante e interessante per la loro professione. Ennio Bolzieri, tecnico, altro grande rappresentante storico per l'automobilismo italiano. Enrico Borghi ha fatto parte dell'Alfa Romeo quando gareggiava in Formula 1, tanti altri, Rocco Verducci, e questa è anche la palestra e la propositività del campionato, nel senso che sono tanti coloro che stanno intuendo sino in fondo l'importanza di questo discorso in termini agonistici e quindi sportivi per i piloti, ma anche in termini operativi, in termini di lavoro, perché abbiamo già avuto